Sono arrivato a Palermo nel 79, mi sono passati 33 anni, sono passati 30 anni dall'uccisione di Piola Torri dalla Chiesa, ne sono passati 20 alle stragi di Capaci e di Via D'Amelio e ho la sensazione di saperne oggi meno di quanto ne sapevo 30 anni o 20 anni fa. 20 o 30 anni fa avevo la certezza che era stata la mafia ad uccidere questi quattro italiani fuori posto in Italia. Oggi non, mi hanno tolto anche questa certezza, perché non solo non ne sono più sicuro, sono sicuro che non è stata solo la mafia. Il senso è raccontare degli italiani che erano fuori posto in un'Italia che viveva anche allora sulle convenienze, sui patti, ricatti, gli egoismi, la storia di quattro italiani molto speciali che non potevano avere un altro destino in quell'Italia. Non credo che abbiamo la possibilità di arrivare ad una verità completa se non ad una condizione: non ci servono più i pentiti di mafia che raccontano solo dei piccoli pezzetti, ci vuole un pentito di Stato. Se noi avremo un pentito di Stato, un ex Presidente della Repubblica Italiana, un ex Ministro degli Interni, un ex Ministro della Difesa, un pentito di alto rango, un funzionario di alto rango dello Stato italiano, forse ci avvicineremo alla verità.